ragazzi. Questa estetica di mira stesa alla Guinevere sarà solo post-Lord della Frenesia, direi. Ma intanto, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E... non ci si siede alla grazia. No. Proseguiamo l'esplorazione. Piano. Con attenzione. Ho così tante domande, alle quali troverò risposte. Sapete, o meglio, alle quali lavorerò per trovare risposta. Nulla è scontato, ma... la mia certezza era nei confronti di un'introduzione che volevo fare. Ossia, c'è una cosa che non ho mai fatto da quando è iniziato il DLC. E vorrò farlo prima del finale assoluto. Non della serie dell'Anima della Scoperta 7, che proseguirà anche dopo Shadow of the Erdtree, ma prima di chiudere questa espansione, ed è rileggere tutte le descrizioni, perché ora abbiamo un'idea molto più completa delle opportunità che il DLC ha offerto noi per poter dedurre le parti mancanti di questa storia. Abbiamo gli Araldi del Corno, il villaggio degli sciamani. Le prigioni dei Vasi, la Torre d'Ombra, Mesmer. Tanto, tanto da poter rielaborare quando appunto... sapete... cosa mi ha portato a parlarvene adesso? Avevo già intenzione da tempo di fare un episodio. Vi ricordate l'episodio 100? Ve lo ricordate l'episodio 100? Ecco, il finale voglio che abbia un episodio speciale come quello. Ma doveva essere una sorpresa. Non è più una sorpresa, ve lo anticipo, per il trauma... positivo, per il trauma positivo che mi ha dato a leggere questo, scoprendo di essermene dimenticato. Perché significa che appunto c'è così tanto, a volte anche di microscopico, che è molto facile perdere di vista qualcosa che potrebbe portare a un'epifania. Quindi per cui vi prometto che rileggeremo tutto. Se per alcuni di voi non fosse stato scontato, ovviamente, nella seconda run faremo lo stesso, ma mi riferivo a questa. Mi sembrava di aver visto un volto. Lo vedete anche voi, che sembra il volto di un golem? L'unione del... dai, sembra un volto! Ok. Allora, fermi. Le introduzioni si possono fare in luoghi che abbiamo già esplorato. Non che ci approcciamo a rivedere. Cioè, non che ci approcciamo a scoprire per la prima volta. Ok. Tutto funziona. Adoro. Dopo. È grande, eh? Oh! Ma è una belva! Ok!
Non volevo combatterlo solo con la Weapon Art. I guardiani della torre. Qui hanno una forza inaudita. Senza scudo, ovviamente. Combattiamolo al pieno delle sue forze. Le sette runiche non possono reggere in un ambiente come questo. Non se ce la giochiamo di roleplay. Non abbiamo la spada della blasfemia in mano. E voglio godermela proprio bene. Quindi, venite. Possiamo affrontarlo. Questo è un nemico nuovo. Va goduto. Il drop è presente? Quell'elmo, tra l'altro, è di dimensione corretta. Paradossalmente. Che colpo di scena quando ti aggra. Che spettacolo. Vieni. Vieni. Ok, poi. Ora. Uno. Ah, perde raggio se non la carico. Uno. Due. No. Ok. Ghiaccio. Spallata. Boom! Così! Un guerriero normale, nessun drop speciale. Madonna, quanto sono tondi! Scusate. Ma sono proprio tondi! Scusa, non volevo. Ah, questo è un frammento, dai. Non sono dorati. Sono... Aspettate, sono... Oh! Sono come l'albero sacro di Elfael. Va bene, torno dopo. Sono come l'albero sacro di Elfael, che rappresenta un'ascesa che nasce dall'assorbimento di Mikel. Ah! Ho sbagliato. No. Sì. Quel guerriero respawna, sicuramente. Non è speciale. È solo molto forte. E la cosa la adoro. Questo è un normale giro. Perfetto. Wow. Mi terrò la striscia mimercofila. Non mi dispiace navigare anche nell'invisibilità. Siamo comunque in carico minimo? Sì, perfetto. Stiamo attenti che qua la hitbox del salto conviene sprintare, secondo me. Ok. Le hitbox, scusate, non del salto, ma del platforming, sono un po' birichine. Via.
in preghiera. Adoro il fatto che ci sia la possibilità di fare manutenzione e di controllare alcune iscrizioni, magari con quelle piccole scale, anche se non sono esplorabili. Femminile. Quanto è antica questa pergamena? 48! Evoca una spirale di luce detonante ai piedi del nemico. Stregoneria superiore dei sacerdoti della torre, usata come incantesimo della spirale, unisce le braccia e alzale al cielo. Evocando una spirale di luce che esplode ai piedi del nemico. Tieni premuto per tenere attiva la colonna di luce, quindi fa un danno continuato. La spirale è una corrente normalizzata del crogiolo, la quale un giorno formerà una colonna che svetterà fino agli dèi. E qua tutto quello che troverò, ragazzi, mi provocherà pelle d'oca molto, molto forte, perché qui siamo davvero al capolinea di tutto. Questo è un capolinea più importante del trovarsi dinanzi Lendel incinerita. Sapete perché? Perché cronologicamente non siamo nel passato. Questo è il presente e potrebbe già esserci Lendel incinerita. Significa che Michela è qui ora. È qui adesso. E sta per compiere il suo disegno. Ed è chiaro, quantomeno, in alcuni dettagli quale sia, ascendere a Dio libero da qualunque legame con ciò che ha generato l'Ordine Aureo e il suo sangue. Ogni cosa per sempre lasciata alle spalle, pur con il potere della divinità su di sé. Tu sei un araldo. Sei molto simile ai presagi, lo sai? Sei molto simile ai presagi. Anche nel volto. E ancora non possiamo muoverci da qui. C'è quella scala, però. Oh, invece sì che è raggiungibile. E come se lo è? La stessa porta di Belurat. Non mentire. Posso assolutamente fare quel salto. Poi abbiamo Metir, la madre delle dita. Oh!
C'è tanto da raccogliere. Le megere sono armate di candelieri puntuti. Un'inquisitrice lancia maledizioni della torre che ripristinano punti vita. L'altra sfrutta la magia per aumentare la propria potenza d'attacco. La propria. Le inquisizioni spesso coinvolgono le giovani menti, motivo per cui sono prerogativa degli anziani. Sconvolgono le giovani menti, motivo per cui sono prerogativa degli anziani. Una bella denuncia. Sull'inaccettabilità del cambiamento. Oh well, non era necessario fare quel salto, ma in realtà sì, nel senso che il design te lo fa scoprire anche così. Tuttavia, io posso fare un altro salto ancora. E che sono io per dire di no? Fuoco? Quanta sabbia. Questo luogo si sta sgretolando lentamente, molto lentamente. E questo l'abbiamo visto fin dagli inni. Sì. Scusa? What? Non dovrei fare una cosa del genere. Ma non mi devo costringere a sentirmi sciocco solo perché mi piace sperimentare, vero? Fatemi giocare. Ok. La torcia non ci serve. Che paura. Che bello questo level design. Morte allucinante. Precipitare da questa torre. Questa torre. Casuale. Non possiamo vedere bene i volti. Stiamo scendendo, eh?
È molto solenne questo luogo. E ovviamente non vedo l'ora di potermi esplorare un bel po' di chiacchiere sull'etimologia dei nomi di questi luoghi, perché non sono casuali. Lo sappiamo benissimo che non sono casuali. Gwyn vuol dire bianco, in gallico mi sembra, non mi ricordo, ma insomma. Quindi questo luogo significa qualcosa. Potete contarci che significa qualcosa. Eccoci qua. Cominciamo a coprire. Eppure è la stessa. Comunque è molto simile. Vedo anche il corno che cinge. Fuoco dorato. Apparente level design, ma non ne sono certo. Quel salto è molto possibile, se non l'unica strada che abbiamo. E dire che mi immaginavo di salire. E basta. E invece stiamo scendendo. Molto, anche se non è chiaramente qualcosa di voluto dall'architettura, ma solo dalle conseguenze del crollo. Sei pronta, Mira? Sono più intrigato qui che sopra, onestamente. E infatti, siamo tornati a Belurat. Certamente. Qui è una sorta di cappella. Mi sono immaginato un Souls non di Miyazaki e non che giocherò. Qualcosa di lontano dalla nostra vita, in cui potremo prendere quel vaso e controllare cosa c'è dentro, in una VR che non è quella che abbiamo oggi. E non quella che avremo domani. Belurat. Ok. Peccato che ti torna male. Aia. Edda. Ma che cazzo. Volevo solo fare le cose un po' con scena. E fammi giocare a quello che voglio. Dovevi morire con il calcio. Ok. What? C'era un ascensore che non riuscimmo mai ad attivare? Può essere. Siamo liberi! Siamo liberi! Cazzo! Ne mancano minimo due. Plausibilmente cinque. Cosa ho perso? Questo è uno shortcut del nostro dungeon. E l'altro è uno shortcut. Vediamo un po'. Dove siamo qui? Ok. Non è propriamente uno shortcut, perché non puoi raggiungerlo in altro modo.
Ok. 3, 2, 1. Questo invece è un vero shortcut, immagino. Wow! Ma è gigantesco qui. È il passaggio tra Belurat e il tempio. Sembra fenicio, ma non ho quella cultura. Non posso essere così preciso. Si tratta comunque appunto di ascensione, si tratta di viaggio verso l'oltre. E tu scendi, infatti. Ed ecco che From flexa quello che ha creato in quasi 15 anni di crescita professionale e creativa. Un quarto di vita, praticamente. Il level design di un legacy da fuori. E l'arena. Con la scala verso la torre. Merda. In uno spazio ristretto. Uno di loro. Ho paura. Tre, due, uno. No! Piano. Non avere paura. Ah, troppo lento. Mi dispiace. Devo farlo. Con vergogna. Con vergogna. Non avevo lo spirito pronto. Non avevo la testa nel posto giusto per poterlo affrontare come ho affrontato il precedente. Che meraviglia questo posto. Giù? Ovviamente c'è un soffitto.
Carico medio. Stronzi. Non mi dire. Giustamente, siamo scesi. Questa non è... Questa non è una pietra di forgiatura, vero? Non solo non lo è. Se lo fosse stata mi sarei arrabbiato. Ma Elden Ring e From Software non sono quel tipo di creativi. Euporia. Questa era la... Questa è l'arma del cut content. Questa è l'arma del cut content. Lama gemella, simbolo di abbondanza. Perché la runa di Mikkel nel cut content era quella dell'abbondanza. Solo che non è canonico nel gioco perché non si scopre mai. Le lame, ricavate da germogli d'oro, appaiono opache e consunte. Ma è sufficiente colpire i nemici per riportarle al perduto splendore. I danni inferti a coloro che vivono nella morte, tuttavia, non producono il medesimo effetto. Usando il potere del vortice, fa roteare furiosamente l'arma, sferrando svariati colpi dinanzi a sé. L'efficacia dell'abilità aumenta in proporzione alla lucentezza recuperata, tuttavia. Usarla la fa perdere e resettare. Tesoro segreto della torre. Non è possibile. Lo hanno fatto davvero. Fa un raggio, vero? Fa un raggio. Fa un raggio. È incredibile. È questo il potere di riempire, no? Ah, scade? Stronzi. Scade. Ma che ansia. Antipatici, scade, devi usarla. Che male, lo sapevo. Io stavo lì a osservarla perché stavo lì a dire dai che scade. Forse non scade. Sì, vabbè. Va bene, le pecore non sono considerate nemici. Un po' offensivo nei confronti del loro potere. Vediamo. Sono più forti loro di... Ed è più zero, ovviamente, ricordiamocelo. Adesso abbiamo un grosso quesito. Che si fa? Perché noi siamo in una posizione delicatissima. Gideon, non vorrei offendere, ma ho l'arma dell'abbondanza. Journey to the capital. Va bene, Giddy. Sì, aspetta.
E d'altronde chi vive nella morte, ovviamente. I thought you were dead. Well, I took you no matter. I took you for that. Ovviamente. Quindi in realtà adesso io, anche se torno al mio uso precedente per ora, intanto è arrivato il momento. Gli occhi sono ancora coperti, ovviamente. E possiamo solo cambiare i capelli. Ma i capelli... Adesso... devono essere... molto scuri. Questo è troppo argento. Vorrei poter cambiare il colore dei capelli bianchi. Ma credo che nel gioco saranno meno brillanti. Perché... questo è un buon equilibrio, eh. Ma se io lo potenzio in gioco, come viene? Perché è quello che conta. Bene, in realtà. In realtà bene, sì. Sì, perché la cosa cambierà poi soltanto verso il finale del vanilla. Cioè adesso lei è completamente oscurata. Ma è così, questo è l'effetto che volevo. Sì, funziona, funziona. Con il controllo che abbiamo qui, quantomeno. Ma scusate adesso, cioè se faccio questo. A proposito. A proposito. Calice dell'albero ombra. Niente. Post finale. Bella immagine. Però, still. Però, se io... allora vuol dire che la strada giusta è quella. Perché qua c'è un extra. O lei dagli altri. Io non vedevo l'ora di fare questa cosa da tantissimo tempo. Non ci sono le spine, non possono esserci le spine.
Infatti non ci sono. A proposito, sta cosa la faremo. Ora possiamo capire qual è la prospettiva giusta, senza impazzire. Lo so qual è! Noi siamo sulla scala... Siamo già sulla scala giusta, vero? No, forse no. Bisogna vederla di giorno a distanza. È facilissimo. Funziona! Non l'avrei mai detto! Avrei scommesso contro. Ma è l'inizio? No! È l'inizio! Ok. Ehi, 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 ci sta, ci sta. Ok. Ci sta, ci sta. E allora, amici... Pensate veramente che io perda l'occasione? Allora, partiamo da qua. Estetica, prospettiva, segreto dei segreti del segreto. No, vabbè. Allora, che spettacolo, guardate quella, vabbè, allora, madonna mia, ce l'hanno fatta un'altra volta, quindi, continuo a pensare che sia da migliorare il modo in cui... La prospettiva è più dal basso... Ma non è sbagliato. Quindi in teoria... Vi odio tutti. Ci sono le tre scale. E qua ne vediamo soltanto una. Qui siamo troppo in basso, in realtà, mi sa. Un po' troppo in basso, vero? Non cagate la minchia adesso, ragazzi. Però la prospettiva è giusta. Cioè, nel senso, è il lato giusto, quantomeno. Sì, è il lato giusto. Quindi... È davvero quello giusto? È giusto fino in fondo? È molto giusto. Quindi, in realtà...
quindi in realtà non è molto lontano da qua. È un po' più in alto, ma mamma mia, questo... sapete che vi dico, io faccio una foto. Io faccio un secondo. Guardate, adesso faccio qua, faccio una bella macro. Guarda che bellina. Allora, vi faccio vedere. Guardate che bellina la foto che ha fatto Mike. Ecco qua. Guardate che carina. Oh! Me la metto qua davanti. Al posto della borraccia d'acqua. E facciamo la blind run. Eccoci qua. Allora. Siamo un po' troppo in basso. Ma non così tanto in basso. Non ci sono alberi. Può essere là sopra, vicino al mausoleo. Oppure... No, ci sono rocce, ma non... Sono rocce un po' più... infatti... No. Forse è nella via di mezzo qua, sapete? No, non capisco... No. Eppure... Merda. No, siamo troppo di lato adesso. È qua, è qua, è qua, è qua. Dai, per forza è qua. Ragazzi... Guardate. È qua. È qua. È qua. Dove? E qui c'è qualche stronzo che si è messo a dipingere. E non si è segnato bene dove? Come on, è qui! Forse... Però è più occultata la parte sinistra. È fra queste rocce? Qua?
Maledetti pittori. È vero, non serviva a niente sta discesa. Servirà bene per il pittore, no? Io mi sto divertendo. Posso rimandare in nome del poi? Dai, è qua! 100%! Allora, io sto per chiamare la polizia, eh? Perché ci siamo, cioè. Eh sì, è praticamente uno a uno. Eccoli. Sono loro. Sì! Mamma mia, best pureia! Dammi la cosa figa. Sigillo dello spiralbero. È uno scudo? Ah no, scusate, è un sigillo, che sciocco. Potenzia gli incantesimi della spirale. Forza e fede. Sacro sigillo di ambra incrostato con incisa l'immagine spiraleggiante di un albero. La maestosità della Torre Bianca, che svetta fino a sfiorare gli dei, ispirò un culto segreto tra gli invasori. Guarda quelle manine che puntano verso l'alto. Va bene. D'accordo. Questo lo faremo più 10, eh? Questo lo faremo più 10. Molto bene. Molto bene. Detto ciò, a questo punto valutiamo cosa c'è qua sopra. Perché è abbastanza evidente che eravamo nell'avanti. E a proposito di avanti, e qua è tosta. Devi essere veramente esperto per sgamare i furbetti. Questo è molto più facile. Ah, ma quindi sono andato nella strada giusta fin da su? Quasi. Vediamo. Non posso resistere. A voglia. Funziona benissimo. Non droppare cose uniche però, eh? Abbiamo fatto niente. Perché tu hai range infinito? E mi hai fatto malissimo, tra l'altro. Stai dicendo che non c'è il segretino del tetto? Sono molto offeso. Quindi avevamo trovato la strada giusta in realtà, perché da una parte c'era l'ascensore di rientro, dall'altra una scala spezzata e poi l'avanti. E l'entrata. Che è da dove siamo arrivati, dal teletrasporto di Michela, delle strade, delle mura esterne. O comunque chi brucia l'albero finisce lì. Ed è una scelta molto, molto narrativa quella del teletrasporto, perché potevano tranquillamente farci entrare dalle scale, chiaro? Cioè, è una cosa molto pensata questa.
Allora, torniamo a noi, per favore, perché io ho bisogno di esplorare adesso con molta serenità e pace interiore. Quello sta benissimo, figurati. E mi ha visto anche tantissimo. Ah no. Sì, mi ha visto. Molto importante la tua capacità difensiva, ti rispetto molto. Merda. Sono nella merda, ragazzi. Sono veramente cattivi questi cosi. È la seconda, è la terza volta che sbaglio il roll sul suo attacco. Basta avere le mani. Forza. Ho uno scudo. Loro sono molto difficili, ma non sono assolutamente insormontabili. Ho semplicemente fretta di andare avanti, perché voglio vedere cosa c'è dietro. E quindi utilizzerò la mia skill set da conoscitore dell'esperienza e mi prenderò la mia arma preferita. Grazie. Vieni qua. Vieni qua. Aspetta. Gracias, gracias, che qui non c'è niente da dimostrare, soltanto far male all'avversario. Grazie, perfetto così, e alla prossima. Abbiamo notato una cosa comunque, io ho avuto l'occhio lungo. Avete visto quanto meno male abbiamo fatto? Abbiamo trovato un attacco potentissimo se massimizzato, eh? Carico medio, ma vabbè, tanto non dobbiamo più schivare niente. Arma mi fa impazzire. Pensate quanto scala davvero bene. Uè. Com'è? Eccoti qua. Grazie. Si chiama scudo barricata, ti piace? Non tutti i mali vengono per nuocere. Ovviamente senza lacrime. Questo è un normale scudo. Poi con la lacrima. Elmo di corna intrecciate è fissato alla maschera di una belva divina, che permette di invocare divinità. In effetti funziona. Indossato dai guerrieri della belva divina, che sono i migliori tra quelli dalle lunghe corna. L'invocazione divina accresce la potenza delle tempeste, oltre a forza e destrezza, ma riduce l'effetto ristoratore. Wow. Corazza dei gloriosi guerrieri dalle lunghe corna scelti per essere nominati guerrieri della belva divina, adornata da una pelliccia di leone. Tre guerrieri sono i migliori a invocare il divino e possono diventare cuscultore e custodi,
a cui è concesso l'onore della danza leonina. Godiamocela un po'. Manco fosse una cosa rotta, è semplicemente mi piace. Mi piace molto. Figata. Che figata. Dai. Vabbè che non ci serve, ovviamente. Adesso. Questo. Questo, questo, questo. E ovviamente potremmo fare gli zozzini. In realtà mi piace un sacco questo setup. Lasciami fare un secondo! Sto parlando ai ragazzi! Morto. Posso? Grazie. Oh! Facciamo un resettino, eh? Bravi bimbi. Stronzetto. Posso esplorare nel mio videogioco? Stronzi. Non ho un setup di quel tipo adesso. Sì, lo so, ti farò pochissimo male, non ho messo nessun setup, ma voglio aprire quella porta. Posso aprire quella porta? Abbiamo fatto una bellissima esplorazione, me lo merito adesso. Adesso. Ok. Troviamo gli NPC qua dietro? Cosa? Ma come? Michela, no. Sei stato a Raoul prima di... Qui abbandono tutte le mie paure. Anche senza corpo. Qui abbandono tutte le mie paure. Mi ricordo le parole di Trina. Per la vendetta, eh? E per farmare il suo set.
strano modo di interpretare una costruzione. Guardali. Davvero? Mi sento a Belurat in questo momento. Abbandono tutte le mie paure. Ah, ok. Sono bravo ad azzeccare i percorsi giusti quando non voglio. Michela, hai abbandonato dubbi, vacillamenti, amore, corpo, paure, cuore. Ah ah. No. Vietato. Certo, il fatto che stiano qua però non è un caso, eh. Grazie. Bru! Ok. Si può anche menare senza, ovviamente, cioè... Il gioco è che abbiamo uno scudo, cioè... Scherzi a parte di quanto mi piace combattere in quel modo. Bisogna sapersi adattare, chiaramente. Ma non l'ho mai usato abbastanza. Siete veramente molto belli. E mi incuriosisce tanto il fatto che siete golem. Ceneri venerate. Cinque. Quanto pare siamo stati più bravi a raccogliere spiriti che cortecce. Credo ce ne manchi una in tutto il DLC di quelle spirituali. Siamo davvero in alto, ragazzi. Ci speriamo tutti, vero? Io ci spero tanto di trovare una corteccia qui. Sono morti. Ceneri di guerriero con corna. Veleno e sangue. Questo spirito guardiano della torre, che indossa una pesante armatura, ha raggiunto una forza inumana grazie a un'invocazione divina e brandisce uno spadone curvo dotato di corna con cui abbatte i nemici. Nella torre, questi guerrieri e le loro armi sono entrambi contenitori spirituali.
Non smette mai il level design. Non smette un secondo. Pensi di trovarti quantomeno in delle regole, delle ripetizioni, ma non succede mai. Merda, ragazzi, stiamo attenti. Ci si perde qui molto facilmente, tanto in fretta. Si muore? No. Questo è il tetto di prima, che però offre un'apertura qui. Vediamo cosa si trova qua sopra. Ok. Corteccia. Ma io mi sto anticipando dei discorsi in testa. Ma se scopro e comincio ad avere quel presentimento, comincio a sentire quella cosa, perché vi ricordate quante chiavi avevamo per i marchingegni dei golem e quanti semi d'oro avevamo alla fine di Elden Ring? Comincio a pensare a una cosa. Se è vero quello che sto presumendo, quello che sto intuendo, ossia che le cortecce d'albero invece sono finite uno a uno nel numero esatto per raggiungere il massimo grado, non è una cosa buona. Posso rispettare la scelta di design, ma non valorizzarla come idea corretta o equilibrata. Devono essere di più del necessario. Devono. Anche a livello narrativo. Ok. Scusa, eh? Barricata neanche è servito. Ok, sto cercando di non perdermi nulla. Pietra del tepore solare.
Non ti crederò mai, ma rispetto che tu non voglia farmi arrivare dove voglio arrivare io. Peccato che non ho torrent. E qui c'è la scala rotta dall'altra parte. Mi sa che abbiamo finito il dungeon. Leda? Ho i brividi. Ah no, dai! Antipatico! Pensavo che fosse un amico. È passato così tanto tempo. Elmo dell'uccello. Oh, l'ultima parte. Perfetto. Tutto torna. Tra l'altro, design incredibile, perché ci permette di fare cosplay pazzeschi. Questo DLC è fuori di testa. Merda. Salve. Sei più forte delle tue sorelle, eh? O fai fratelli. E basta. Maledetto me. Maledetto me che al posto di usare gli strumenti che ho, voglio vincere come dico io. No, devo vincere in quel modo. Ma no, coglione. Vinci è uno scontro difficile. Fagli il backstab. Fagli un normale, tranquillissimo, sanissimo backstab. Ne hai ignorati 4 perché volevi vincere come dicevi tu. Mannaggia a te, Mike. È divertente, però sei anche a volte un pollo. Raga, un po' meno! Un po' meno! Ok. Volevo vivermi un po' di esperienza con lo scudo cariano, l'ho fatta. Quanto mi è piaciuto però usare la weapon art massimizzata, mamma mia. Allora, detto questo. Io sono salito perché credo non vada fino in fondo, appunto. Quindi per ora preferisco fare così. E affrontare le mie paure. Adesso, signora, come se la sente, eh? Eccoci qua. Lo so, lo so. Hai ragione anche tu, lo so, lo so. Non cadere, non cadere. Non era speciale. Questo è speciale. Quanto l'ho aspettata. Quanto l'ho aspettata. Il drago antico. Fa molto ridere. Però secondo me... sì. Fa ridere, ma è anche fighissimo.
È veramente figo. Con la spada di Elfael, sta roba è un design pazzesco. Catalizza incantesimi. Catalizza incantesimi in che senso? Potenzia. Non può catalizzare incantesimi. E chi li riconoscerà mai? Ecco. Magari col set completo sblocchi un'abilità unica? No, calcio. Credo che valesse la pena provare, vero ragazzi? Non è, no, nessuna vergogna. Era una descrizione che suggeriva un qualcosina. Non so cosa mi aspetta. È stato un onore e un piacere. Alla prossima.